III. Dal 1307 all'inizio la sua attività di legato papale. Il pontefice lo incarica di importanti missioni diplomatiche in Italia e in Europa settentrionale. Nel giugno del 1208 si reca come legato in Francia con tre incarichi principali: la predicazione della crociata, la causa di divorzio intentata dal re Filippo Augusto e un intervento riformatore con provvedimenti disciplinari nei confronti del clero francese. Nel 1215 partecipa al quarto concilio lateranense. Il 15 giugno 1215 la Magna Carta Libertatum viene concessa ai baroni inglesi dal re Giovanni Senza Terra. Con essa vengono riconosciuti alcuni diritti e libertà dei baroni e si definiscono i rapporti reciproci tra il re e i suoi vassalli. La Magna Carta ebbe un influsso fondamentale sullo sviluppo della democrazia occidentale. Nel dicembre dello stesso anno, a fronte del mancato rispetto di questo documento da parte del re, molti nobili inglesi si rivendicano, appoggiati a distanza dal futuro re Luigi VIII, figlio del re di Francia Filippo II, che avanza delle pretese sul trono inglese. Nel 1216 Papa Innocenzo III, temendo un'invasione dell'Inghilterra da parte della Francia, invia Guana a Londra per scomunicare i baroni ribelli e scongiurare l'appoggio della rivolta da parte del clero inglese. Il 20 maggio del 1216 Guana di Chieri si imbarca per l'Inghilterra. L'avanzata vittoriosa delle truppe di Luigi VIII, seguita dalla morte improvvisa di Giovanni Senza Terra il 19 ottobre 1216, inaspriscono la situazione e fanno di Guana un personaggio chiave del nuovo scenario politico. Data la minore età del futuro re Enrico III in Plantageneto, Guana assume la reggenza insieme al conte di Pembroke per più di due anni, rafforzando i poteri del principe. Il 20 ottobre 1216, nell'abbazia di Gloucester, il cardinale presenzia all'incoronazione del giovane Enrico. Bristol, 11 novembre 1216. Con gesto di conciliazione verso i ribelli, Guana promuove la riforma della Magna Carta alla presenza di tutti i prelati e nobili rimasti fedeli al re. Nel 1217 Guana e Guglielmo modificano la Magna Carta del 1215 introducendo decisive novità sotto l'aspetto dei rapporti tra il sovrano, la nobiltà, le istituzioni religiose e i sudditi, ma al tempo stesso sottraendo il proprietario del re dal giudizio dei baroni. La copia della Magna Carta conservata nella cattedrale di Hereford, qui esposta, portava in origine i sigilli, o aperduti, di Guana di Chieri e di Guglielmo il maresciallo. Dopo lo sbarco in Inghilterra di Luigi VIII, seguono estremi scontri tra il partito francese e quello fino a Plantageneto, fino alla definitiva sconfitta dei ribelli e alla pace di Lambeth tra Luigi e Enrico il 20 settembre 1217. Poco dopo, l'8 novembre 1217, in segno di riconoscenza per i servizi resi alla corona inglese, Enrico III dona in perpetua a Guana le rendite della chiesa di Sant'Andrea di Chesterton, che consentiranno al cardinale di avviare la costruzione dell'abbazia di Sant'Andrea a Vercelli. Alla fine del 1218 il cardinale lascia l'Inghilterra e sosta a lungo a Parigi, presso la canonica di Saint-Victor. Dall'Inghilterra il cardinale riporta numerose reliquie di Thomas Becket. Molta reliquia di Becket trova martire in cristallo, erano infatti ancora documentati a Vercelli nel 1781. Tra questi un coltello eucaristico, identificato tradizionalmente con la lama della spada impiegata per assassinare il Thomas Becket, oggi nelle raccolte del castello sforzesco di Nam. Il 19 febbraio 1219 Guana avvia la costruzione del complesso di Sant'Andrea di Vercelli, in cui ben presto insedierà una comunità di canonici regolari agostiniani che avrà come primo abate il teologo Tommaso Gallo, proveniente da San Vittorio di Parigi e nominato nel 1224. Nell'ambizioso cantiere verranno coinvolte maestranze di varia provenienza, francesi, lombardi e infine indiani, queste ultime formatesi alla scuola di Benedetto Antevano. I lavori saranno conclusi dopo la morte del cardinale intorno al 1235.
primo o con più esempio di architettura gotica in Italia. Risultato di competenze e culture diverse, Sant'Andrea è perfetta rappresentazione dell'esperienza cosmopolita del suo fondatore. Nel 1224 il cardinale fonda l'ospedale di Sant'Andrea, in prossimità della Basilica. Il 29 maggio 1227 Guada scrive un testamento in cui nomina la chiesa di Sant'Andrea degli Arcieri principale erede universale dei suoi tempi. Il 30 maggio Guada muore a Roma e viene sepolto in San Giovanni in Laterano. Più tardi il suo corpo tornerà ad Arcieri, nella chiesa di Sant'Andrea, da lui fondata. Sia lustro una città che portava denaro, perché ovviamente erano un bel po' di persone che arrivavano insieme agli insegnanti a soggiornare a Vercelli. La pergamena che vedete qui in centro invece è stata proprio un piccolo riassunto della situazione politica. Mm-hmm.